Interessante, ragazzi, il Lambrenedamus parrebbe aver finalmente cambiato abbigliamento con questa maglietta bianca con delle palme stilizzate, almeno così parrebbe essere. Oh, con questa linguettina fermo, immagine con un pezzo di linguettina Lambrenedettonica. Ma cosa sta succedendo in Italia? Oh, video che potrebbe interessarmi in quanto essendo io tornato in Italia, ma dunque cosa sta succedendo in Italia? Ciao a tutti ragazzi, ciao. Ciao! Bellissimo, fermo immagine. Perfetto, ragazzi. Tutti l'hanno predetto, ma questo video si intitola Che cosa sta succedendo in questo paese? Ah! Ok, magari per il pubblico cieco non vedente, giustamente, bisogna leggerlo il titolo, però per noi vedenti, insomma, sì, abbiamo letto il titolo, caro Lambrenedamus. Punto di domanda, lo chiedo a voi, siete voi che nei commenti sotto mi dovete dare una risposta, perché io ormai non ci sto capendo più niente. Quello penso da sempre. O io non sono più normale, non lo so. Allora, un paio di episodi, anzi tre episodi che mi sono successi ultimamente e che mi fanno molto riflettere sulla situazione attuale e di come stiamo un attimino andando, eh? Allora, tre episodi. Ok, primo episodio è l'altra mattina. L'altra mattina io adesso fondamentalmente non faccio più né cappuccino né brioche, prendo un beverone la mattina, ma mi fermo al bar, di solito non mi fermo, volevo prendere un pacchetto di caramelle alla menta, c'è un po' di mal di gola, roba, ho detto vabbè, mi fermo al bar. Sono entrato al bar, ci saranno state 20 persone, sono entrato, a parte io che sono entrato a prendermi queste pacchetto di sigarette, cioè tutto il resto della gente che io vedevo. Pacchetto di sigarette. Sono state 20 persone, sono entrato, a parte io che sono entrato a prendermi queste pacchetto di sigarette, cioè tutto il resto della gente che io vedevo erano. Ma che Lambrenedamus ha iniziato a fumare, ragazzi. Che scoop! Tutti lì che grattavano, guardavano uno schermo con i numeri e non c'era il minimo. Ma boh, ragazzi, ma bar del genere ci sono ovunque nel mondo, fissati con i gratta e vinci, cose del genere. Non accade solamente in Italia, accade in tutto il mondo. Anche in Germania ci sono questi bar dove la gente gioca alle macchine, gratta e vinci e quant'altro, non è che ci sono solamente in Italia. Dunque il punto primo non ha senso perché non è applicabile solamente all'Italia. Dialogo fra la gente, tutti lì concentrati a grattare, a guardare i numeri, c'è dialogo zero, socialità zero, la gente lì che. Vabbè, dialogo zero, socialità zero. Non capita solamente in Italia. Gratta, guarda i numeri nella speranza che qualche numero possa cambiargli la loro vita. Ma è molto più probabile che vengano colpiti da un fulmine che con una grattata e con qualche numero gli possa cambiare la vita. Cioè ormai la gente è alla mattina, dovunque vai, sono lì che grattano, 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 grattano. Cioè, ma voi lo sapete che mediamente avevo letto che gli italiani mediamente siamo più di 1.500 euro all'anno. Di sti giochi d'azzardo, di ste cose, più tenendo presente che c'è gente che non spende, qui ragazzi c'è gente che veramente si mangia fuori praticamente tutto lo stipendio dentro lì. Poi, quando tu vai una volta via in vacanza, ti dicono, ma sei sempre in giro, ma dove trovi i soldi? Cioè ragazzi, ma cioè, iniziate a non fumare, a non giocare a ste cose qui, vedete che magari qualche
Centine un po' ce le avete, ma la gente ormai è scimmiata dentro. Io non penso. Anche grazie alle donazioni. Dunque, un secondo modo, diciamo, per finanziarsi, per esempio, i propri viaggi è iniziare a chiedere donazioni, magari tramite un canale YouTube. Si parla di calcio o la gente è perennemente lì. Vabbè, il calcio apparentemente interessa anche al Lambrenedamus. Dunque, che chiacchiera. La socialità, manca la socialità e mi collego a altri due fatti che io vedo ultimamente. Io vedo la gente che va in palestra. Una volta si andava in palestra per socializzare, 20 anni fa, eravamo un gruppo di amici, si andava. E anche le palestre oramai non sono più apparentemente dei luoghi per socializzare. Adesso vedo la gente anche in palestra, è sempre più isolata, sempre più utilizzano cuffie, che utilizzano sempre più auricolari. Va bene, ok, vuoi andare a allenarti, vuoi. E poi queste, le persone sono sempre più, no, dipendenti da questi smartphone. Invece il Lambrenramus no, è. Non ci sta mai davanti alla camera dello smartphone, mai. Lasciato in pace, ma non è più la palestra di una volta, la palestra che si andava a 20. Non è più la palestra di una volta. Ma va che non è più la palestra di una volta, ma anche le palestre, come i paesi in giro per il mondo, cambiano, il tempo passa. I paesi in giro per il mondo cambiano e le palestre pure. Adesso tendenzialmente si tende a essere isolati. Tendenzialmente si tende. E se non ti isoli con queste cuffie, ti isoli perché hai in mano il cellulare. Io, per esempio, quando vado in palestra. Beh, secondo me il Lambrenedetto ce l'ha sempre in mano questo cellulare e pubblicherà uno o due video al giorno. Uso le cuffie, qualcuno ogni tanto, vabbè, riesco a fare due balle perché qualcuno c'è come me. E no. Qualcuno come il Lambrenedetto. Ma secondo voi, ragazzi, è possibile? Noto e quando arrivo. Nuoto? Io, per esempio, il mio borsello lo lascio e non ho il cellulare. Io noto che c'è gente che ha donne e uomini che hanno sto cellulare sempre dietro, fanno esercizio. Sì, allora fanno come Lambrenedamus. Cioè non si staccano neanche in quella mezz'ora. E la stessa cosa è avvenuta l'altro giorno che sono stato a un centro termale dove in questa grande vasca, ok, calda. Anche lì addirittura, cioè la gente entrava col cellulare, cioè, ma tu vai lì per un paio di ore, ma lascia sto cellulare nello spogliatoio, goditi 2 ore di relax, goditi 2 ore col boccetto, goditi 2 ore con gli amici. Oppure a fare una bella chiacchierata con Lambrenedamus. No, addirittura anche nella vasca si portano il cellulare, poi adesso mi pare che li fanno anche che resistono all'acqua. Magari alcuni neanche, cioè giusto per cosa. La scoperta dell'acqua calda. Il Lambrenedamus che ha scoperto l'acqua calda dentro una vasca di acqua calda. Fare le foto, per far vedere alla gente che tu sei lì, cioè, ma io dico, ma goditi quel momento lì, cioè pure lì devi avere sto cellulare in mano, cioè cosa devi dimostrare? Devi fare invidiare gli altri perché sei lì in una vasca, cioè, ma non esiste. Non esiste, ragazzi, non esiste. Ma allora, io non ho capito cosa stia succedendo in Italia. Vabbè,
per questo video, con questo stupendo fermo immagine, è tutto. Ciao ragazzi!